Ciao a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo assistito al mondiale più bello della storia. Sì, questa è la verità. Altro che il mondiale 2010 con 5 piloti che lottano fino alla fine, il 2007 con 3 fenomeni che lottavano fino all'ultima gara, 86. Che cazzo state a dire? Questo è il mondiale più bello della storia, ragazzi. Ma di netto proprio. Perché abbiamo visto il team migliore della storia. Questo dicono i dati. È inutile girarci attorno. Ad oggi, se noi prendiamo la storia della Formula 1, la analizziamo a fondo e prendiamo il 2023, sapete cosa dice la storia della Formula 1? Che Verstappen e la Red Bull sono il pilota più forte di tutti i tempi e il team più forte di tutti i tempi. State bene a ricacciare fuori la Mercedes, la Ferrari, la Lotus, la Williams Renault, la McLaren. No, sono loro i migliori. Verstappen è il migliore di Schumacher, di Hamilton, di tutti questi piloti, di Senna, di Prost che hanno fatto la storia. E la Red Bull è il team migliore. Questo è quello che purtroppo ad oggi la storia ci ha detto. E noi abbiamo potuto assistere alla stagione migliore di Formula 1. Avendo visto il più grande dominio del mondo delle corse, dovremmo ringraziare, noi dovremmo fare una petizione, ringraziare Liberty Media, Sky che lo ha trasmesso, la FIA, e dire grazie che ci avete permesso di assistere a questo dominio. Fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, ai figli, ai nipoti, potremmo dire noi abbiamo visto il dominio più incredibile della storia. Un dominio che viene da lontano. No. Diciamo che nella seconda parte del mondiale, nell'ultima parte del mondiale 2022, Red Bull ha dato 6-7 decimi alla concorrenza. Com'è possibile allora? Cioè, andiamo a valutare gli altri domini, sono domini costruiti in anni di impegno, di lavoro, di tecnici comprati, di piloti fatti maturare. Questo è un dominio che invece in un anno si è concretizzato, in un'epoca ben diversa. Vogliamo guardare il dominio McLaren? McLaren nell'87 fa una stagione di merda, compra Senna, lo affianca ad Alain Prost, quindi affianca due tra i più grandi fenomeni della storia. Ruba il motore Honda alla Williams e se lo prende in casa, che era il miglior motore di quegli anni. La macchina di base già era eccezionale perché aveva dei progettisti fantastici. E vince, domina il primo anno. Non tutte le gare sono iper dominate come ha fatto Verstappen quest'anno, sono anche gare combattute. Di base due piloti sono riusciti a interpretare al meglio una vettura dimostrando quanto fosse eccezionale e si domina. L'unica gara la vince la Ferrari con la doppietta a Monza perché Schlesser fa sbattere Senna. Però di base ci sono anche gare dove si insidia il primato della McLaren. Vogliamo parlare della Williams Renault. La Williams Renault prende Adrian Newey dalla Leyton House, inizia a mettere le basi, prende Mansell nel 91 che si ritira dalla Formula 1, Frank Williams lo convince. Ha un motore eccezionale che è quello Renault che negli ultimi anni, prima del 91, aveva fatto sempre meglio, era cresciuto costantemente, mette le sospensioni attive e domina. Domina il 92 con Mansell, il 93 con Prost, ma non è un dominio come questo qua. È un dominio costruito in anni e in più la Williams ha un dominio che permette a altre scuderie di vincere le gare e soprattutto permette ad altre di insidiare in alcune gare il primato Williams. Quindi non sono tutte gare a senso unico e dove Mansell o Prost lottano in maniera solitaria. Andate a vedere anche 93 le battaglie tra Prost, Senna, Schumacher. Quante ce ne sono state? Quindi un dominio che viene da lontano e permette anche ad altri di esprimersi. Vogliamo parlare del dominio Ferrari? Ferrari domina dopo aver preso Schumacher, Jean Todt nel 93, Schumacher nel 96 con Ross Brawn e tutti quanti. E il primo anno di dominio Ferrari è il 2002, 7 anni dopo. 7 anni di lunga costruzione di un dominio. 96 di merda, 3 vittorie ma lontanissimi dalla Williams Renault. 97 si lotta per il mondiale nonostante l'inferiorità palese della macchina e si rischia di vincere il mondiale piloti, lontanissimi nel costruttore dalla Williams Renault. Nel 98 si rischia di vincere il mondiale piloti, lo si perde per un grandissimo David Coulthard, poi è Schumacher lo scorretto più grande della storia, ma la gente non se lo ricorda, non sa neanche chi è David Coulthard. Perdiamo quel mondiale. Nel 99 si potrebbe anche vincere il mondiale battagliando con la McLaren, sta là la Ferrari, si perde lo stesso, si vince il primo titolo costruttori. Nel 2000 si vince per poco sulla McLaren il mondiale. Nel 2001 si fa metà stagione a combattere e poi la seconda metà Schumacher prende il largo. Il 2002 è la prima stagione di dominio. Una stagione aspettata dove comunque
La Williams è competitiva e combatte con la Ferrari in diverse gare, idem la McLaren, ci sono varie scuderie che si fanno vedere. Vogliamo parlare del 2004, altra stagione di dominio Ferrari, ci sono vari team, c'è la Barr Honda, la Williams, c'è la McLaren che lottano, c'è la Renault che lottano con la Ferrari. Ferrari arriva a vincere delle gare con 4 pit stop, perché a livello di passo stava sotto altre macchine, quindi vedete un dominio che non ammazza il campionato completamente e in più un dominio costruito in quasi 10 anni di lavoro. Passiamo alla Mercedes, altro dominio per me vergognoso, però anche la Mercedes che da un anno ad un altro è diventata da team di merda assolutamente inutile del 2013 a team fenomenale che già aveva rubato, ricordiamoci 1000 km di testa a Barcellona che passeranno alla storia, a un team fenomenale che vince di tutto e di più, però perlomeno c'ha due piloti che lottano, perlomeno altri piloti vincono durante le stagioni e non è un monopolio diretto. Si arriva al dominio Red Bull ed è l'unico. L'unico dominio che io mi ricordi dove un pilota 20 gare su 22 non ha avuto rivali, perché la cosa sconcertante di quest'anno è che la Red Bull non ha avuto assolutamente mai problemi nel gestire le vittorie, né quando ha vinto Verstappen né quelle poche gare che ha vinto Perez. Cosa significa questo? Che non si era mai visto nella storia della Formula 1 che un team vincesse le gare con scioltezza e facilità. Non c'è stata una gara dove Red Bull ha avuto un avversario vicino, quindi diciamo oltre sul secondo di distacco fino all'ultimo giro. E vi dico, Verstappen quest'anno ha corso secondo me veramente con l'acceleratore regolato al 70-80%, non gliel'hanno mai messo pieno. Quando a Verstappen gli è scappato il piede sull'acceleratore in quelle poche gare, noi abbiamo potuto vedere che la Red Bull girava 3 secondi più veloce degli avversari. E questo la gente non l'ha valutato. Quindi un distacco enorme che non si era mai visto in Formula 1 e aspettate, in epoche dove i test erano liberi, quindi tu, la McLaren, prendeva e faceva 20.000 km di test e ti massacrava perché c'avevi soldi, lo poteva fare la Ferrari, la Williams Renault, quindi erano epoche di test, epoche di regolamenti molto meno restrittivi, ti potevi inventare quello che le sospensioni attive, il cambio al volo, ti potevi inventare qualsiasi marchingegno per dominare. Nessuno è riuscito a instaurare un dominio così spaventoso, l'ha fatto la Red Bull in un'epoca dove il regolamento parla chiaro, si può sviluppare zero durante la stagione ma anche durante l'inverno, tutti hanno dei limiti molto ben definiti, in un'epoca dove il regolamento tecnico è stato fatto ad hoc per far sì che nessuna macchina potesse dominare sulle altre, non a caso se voi levate la Red Bull sono tutti vicini. Sono tutti vicini, sarebbe stato, se l'anno scorso e quest'anno, sarebbero stati 2 anni straordinari di battaglie incredibili se non ci fosse stata la Red Bull. Questo in un'epoca dove tutti i regolamenti sono stati scritti per scongiurare i domini, questi hanno dominato tutto, ripeto, non avendo mai problemi. Perché Verstappen non sbaglia mai quando è da solo? Perché lui è sempre davanti, non va mai al limite, non andando mai al limite, tu puoi permetterti di fare quello che ti pare, non sbaglierai mai. Sbagli quando sei sotto pressione, mettiamoci anche che quelle poche volte che si è trovato dietro ha avuto gente che era disposta, a parte Sainz a Monza, era disposta a buttarsi fuori dalla pista pur di far passare e agevolare il sorpasso alla Red Bull che non si è mai visto, prima manco i doppiati si spostavano. Incredibile la battaglia tra Irvine e Senna a Suzuka nel 93 con Senna che tira un pugno, Irvine che si è permesso di sdoppiarsi, Schleser che butta fuori Senna a Monza, andate a vedere. Prima non solo non si spostavano i doppiati, poi i doppiati si sono iniziati a spostare per il regolamento. In pista c'erano battaglie epiche, basta vedere Rick Bernoldi con Coulthard, mi sembra nel 2002 a Monte Carlo, che girava 2 secondi più lento e che l'ha tenuto dietro per quasi tutta la gara, nonostante sapeva che Coulthard sarebbe andato più forte. Ci sono miriadi di gare dove il pilota davanti, anche con una macchina scarsa, ha fatto veramente uscire il diavolo a quattro per tenersi dietro quello più veloce. Arriviamo nel 2023 e ci vengono a raccontare che è normale che Norris, che Leclerc, che Perez, che tutti quanti si spostano quando arriva la Red Bull, lo stesso Hamilton, si spostano quando arriva la Red Bull. È normale, secondo la gente informata di Formula 1. Andate a vedere quello che è accaduto nella storia della Formula 1. Capito? Sutil che viene tamponato da Raikkonen a Monte Carlo nel 2008 perché non si voleva scansare, Raikkonen andava nettamente più veloce. C'è gente che ha fatto i migliori incidenti. Montoya che venne tamponata dalla Arrows, cioè andate a vedere quante sono successe di situazioni e ora è normale scansarsi quando arriva la Red Bull, normalissimo, è la cosa più normale del mondo, però una Red Bull perché poi Perez, come abbiamo visto con Norris domenica, è stato preso in pieno e ci ha preso pure la penalità,
Quindi parliamoci chiaramente, ragazzi, quello che è accaduto quest'anno è fantascienza per chiunque segue la Formula 1 da più di 3 anni. Chi segue la Formula 1 da 3 anni e vede Drive to Survive non può capire un cazzo della Formula 1. Chi c'ha almeno 10, 15, ma manco 10 anni, perché chi c'ha 10 anni ha visto solo 2 domini. Chi c'ha già una 15, 20 anni di esperienza in Formula 1 già sa che dà ragione a me, perché è vergognoso quello che sta accadendo. Un dominio palesemente preso, fatto sorgere dalla FIA, da Liberty Media, per far vincere Red Bull. Sono stati presi, gli è stato concesso di fare quello che volevano, perché il livello dell'elaborazione della macchina Red Bull è talmente elevato che loro in Galleria del Vento hanno speso almeno 3 o 4 volte più degli altri, facendo una macchina fuori da ogni logica ad oggi possibile e immaginabile. E in più non solo quello, quindi la macchina già era mostruosa, DRS fuori luogo, e tu vedi che il DRS, l'abbiamo visto pur domenica, i sorpassi della Red Bull sono pazzeschi col DRS, guadagnano 50 km orari sugli altri, vum! Abbiamo visto la Ferrari che c'è una grande velocità di punta, avere molte più difficoltà nel passare col DRS. Nessuno ha fatto qualcosa, vedi che ci sta questo problema di DRS, durante la stagione inserisci, come hai fatto con la TD39 l'anno scorso. Cazzo, quando la Mercedes stava in crisi, gliel'ha fatta la regola ad hoc per fargli vincere una gara l'anno scorso e farla tornare competitiva. Inserisci una regola che dice il DRS bisogna modificarlo e tutti devono essere più o meno simili, in modo che nessuno ci aveva questo vantaggio. No, non si è fatto contro la Red Bull. Hanno riscritto tutte le regole, penalità su penalità che dovevano prendere, e sono stati graziati sempre. Verstappen ha tagliato le curve in ogni pista senza nessun problema, gli altri penalizzati. Sostanzialmente la ciliegina sulla torta è stata negli ultimi periodi, quando anche in partenza sono diventati assolutamente fenomenali. La Red Bull parte con una vehemence, un simil launch control che nessuno aveva mai visto in Formula 1. Una volta la Renault aveva una cosa del genere, negli anni 2000, infatti dopo si tolse tutto, si tolse il launch control, perché le Renault partivano troppo velocemente. Negli anni 2000 ci fu questa polemica, infatti si levarono tutte le cose, compreso il launch control che c'era all'epoca. La Red Bull anche quella ha dominato, quindi Verstappen mai avuto un problema in pista, soprattutto gente che si buttava fuori per farlo passare, non ha mai avuto una battaglia. Come fanno gli altri a poter pensare di vincere una gara? Fatemi capire. Quando questo fa quello che vuole. Perciò tutto ciò mi porta a pensare che in Formula 1 tutti sono d'accordo sul dominio Red Bull. Tutti sono d'accordo e tutti sanno che quando vedono Verstappen si devono scansare. Questa è la realtà che molti non vi dicono. Una stagione che, per ridere, v'ho detto la più bella e la più brutta che abbia mai visto. Io ripeto, non mi ricordo un anno dove per 20 volte, chiaro, anche quando le gare erano 16-17, dove per la maggior parte delle gare un pilota stava davanti da solo e dominava, senza essere minimamente avvicinato o attaccato. Io non me lo riesco a ricordare. E anche quando è stato avvicinato, secondo molti, attaccato, l'ha fatto assolutamente per non ammazzare il mondiale. Quando lui domenica è partito e Leclerc ha fatto tutta la prima parte di gara, 1 secondo e 8, 2 secondi, quelle secondo me sono tattiche concordate con la FIA per dire, almeno nella prima parte di gara, non ucciderla la gara, fai in modo che la gente rimane sintonizzata e dopo te ne vai nella seconda parte di gara. L'abbiamo visto sempre, a Austin si è fatto riprendere da Hamilton e dopo alla fine ha vinto facilmente, abbiamo visto in Brasile a un certo punto Verstappen ha proprio rallentato, ha fatto arrivare Norris a 1 secondo e dopo ne ha dato 1,5 in mezzo giro. Quindi sono stati sotterfugi studiati da FIA per non ammazzare le gare, quando era chiaro che Verstappen stava non un altro pianeta, 2 pianeti sopra gli altri. Quindi una stagione vergognosa, la peggiore che abbia mai visto. Io ero frustrato nell'epoca Mercedes, vi ripeto, è stata l'unica epoca dove io alle volte ho saltato delle gare e non era mai accaduto. Mai accaduto, anche nell'epoca del dominio Red Bull con Vettel, faccio un esempio, 2011-2013, mi vedevo tutte le gare. Nell'epoca Mercedes ho saltato vari gran premi perché mi ero rotto i coglioni di quel dominio vergognoso. Quest'anno è stato peggio, ragazzi, è stato peggio. È stato peggio perché, ripeto, non c'è stata una gara a parte Singapore, che è stata la gara più bella dell'anno, e a parte Las Vegas, dove si poteva provare a tentare qualcosa, alla fine non è riuscito manco là per colpa della Ferrari, dove praticamente 21 gare questi hanno dominato tranquillamente con la sigaretta in bocca. Non sarà mai visto. E va bene, tutti ci dicono che va bene, che è normale, che sono i migliori della storia. Perché nel 2020 non li facevano i fenomeni? Perché nel 2021 non li facevano i fenomeni? Perché è dovuto cambiare il regolamento per farli diventare fenomeni, come con la Mercedes? Perché è dovuto cambiare il regolamento? Se erano fenomeni, perché non l'hanno fatto per 10 anni in Formula 1 i fenomeni? Perché Verstappen andava rifacendo i muretti in tutte le piste?
Cosa che ha fatto anche quest'anno, quando la macchina ha avuto una virgola sbagliata di assetto, ha fatto solo i casini. Perché non si fanno regole ad hoc ad oggi per rallentare questa corsa folle della Red Bull e dire basta, le macchine devono essere tutte così? Vai a intervenire sull'aerodinamica, sul fondo, semplifichi tutto e vedi che la Red Bull l'anno prossimo non domina più. Non si fa, perché Red Bull per contratto deve vincere ancora, deve vincere altri 2 anni in semplicità, perché questo accadrà, vincerà altri 2 anni in semplicità. Poi vedi la telecronaca, King, no però io sono fiducioso, ci dobbiamo, che vuoi credere? C'è le favolette che ci arcundete da un anno e la gente sarà bevuta, quando sapeva vincere un mondiale inizio anno, le favolette ci ha creduto lo stupido ci ha creduto fino all'ultima gara. Che mi hanno scritto in live, ha fatto la pole Leclerc, vinciamo domani. Lo stupido ci ha creduto fino all'ultima gara, perché purtroppo il mondo è pieno di stupidi, che tu gli dici, io caco giallo, e quello dice, cazzo, lo sai che Corrado caca giallo? Magari ce l'ho pure visto, pure se non è vero. Quindi le favolette sono finite, ragazzi, saranno 2 anni uguali a quest'anno, magari qualche vittoria in più per lavarci la faccia ai tifosi, ce le daranno, ma... saranno 2 anni di dominio Red Bull, dove Verstappen riscriverà tutti i record costruiti in decenni di morti, sacrifici umani, incidenti, ricerche, casini della Madonna. Arrivano questi qua, guanti bianchi, vincono tutto, regolamenti riscritti in gara, ricordiamoci Suzuka l'anno scorso, quando si riscrissero le regole sopra un foglio. Eh no, ma qua c'è scritto che pure se fai 10 giri il punteggio è pieno. Porco zio, 80 anni di Formula 1, se non fai, mi sembra, quando era il 60-70% della gara, non ti dà il punteggio pieno. Per far vincere il mondiale a Verstappen in casa delle Honda, si è riscritto il regolamento, con lo stesso Chris Horner, disse, cazzo, non lo sapevo manco io, ne sapevi nessuno, non lo sapevo. Pur Binotto disse, cazzo, è una regola che evidentemente hanno riscritto oggi, non ci stava prima. Allora, non ci prendiamo per il culo, ragazzi. Questo è un dominio palesemente aizzato dai piani alti, come lo fu quello Mercedes, che guarda caso dopo gli 8 anni di dominio finita la Mercedes. Ferrari un anno ebbe di crisi, il 2005, che gli fecero le regole ad hoc per stare veramente sotto un treno. Il 2006 tornò a essere competitiva, rischiò di vincere il mondiale. Mondiale del 2007, mondiale del 2008. Allora fatemi capire una cosa. Un anno di crisi ci può stare, se sei un grande team l'anno dopo reagisci, scusami. Com'è possibile che Mercedes da 2 anni fa cagare? Fa schifo, non ha vinto una gara quest'anno, l'anno scorso ha vinto uno per miracolo, com'è possibile? Evidentemente la vera Mercedes è questa, non è il team straordinario che vinceva 8 mondiali col DAS, con le regole fatte ad hoc, con tutti i marchingegni illegali, bottone magico, se puttanate qua, gli levate un bottone magico, gli levate un DAS, gli levate il vantaggio dell'era ibrida, Mercedes si è persa. È diventato un team normale. Come cazzo è possibile? Col campione più forte della storia, Hamilton. 7 mondiali, 100 vittorie, 100 pole position. Con un team straordinario fino a 2 anni fa e adesso sono diventati mediocri. Come cazzo è possibile? Spiegatemelo. Com'è stato possibile che il team migliore della storia prima di Red Bull, che lo è ora, è diventato un team di merda? Era un team di merda e grazie agli aiuti ha vinto. Ragazzuoli miei, è facile a fare le chiacchiere, quindi... rendiamoci conto bene di quello che sta accadendo da 10 anni. Lo stesso Bernie Eccleston ha dichiarato che ha fatto lui un regolamento, ha indetto lui un regolamento per far vincere Mercedes, perché se se ne andava Mercedes la Formula 1 sarebbe crollata. Nel 2012 già aveva annunciato il ritiro per fine stagione la Mercedes. Ho fatto un video, andatelo a vedere. Quindi stare qua oggi a tessere le lodi della Red Bull, che fino a 2 anni fa era un team assolutamente normale, per vincere un mondiale ha dovuto far sì che Verstappen si ribaltasse 24 volte durante la stagione, e ha dovuto far sì che si ammazzava Latifi, che tra cui pure quelle va a finire fra 20 anni se scopre Crashgate Latifi. Ora è diventato il team che non sbaglia una virgola, il migliore della storia. Non è così, ragazzi, non è così. Potrei capire se la Red Bull avesse acquistato tutti i migliori tecnici in 2 anni, avesse fatto un lavoro mostruoso di miglioramento del team, là si potrebbe credere, ma ci sarebbero voluti anni, come ha fatto la Ferrari. Ha comprato i migliori degli anni 90, ma ci ha messo anni a vincere. Red Bull, senza cambiare nulla, è passata dalla mediocrità al top. Come se tu prendi l'Empoli oggi con Andrea Zoli, quest'anno si salva, arriva quart'ultima, si salva all'ultima giornata, domani vince Scudetto, Champions, domani l'anno prossimo vince Scudetto, Champions League e Mondiale per Club. E tu dici, minchia, impossibile, questi l'anno scorso si sono salvati, non è cambiato l'allenatore, non sono cambiati i giocatori, come hanno fatto? È normale per voi una cosa del genere? Per me no. È normale per chi ha gli occhi fasciati e non conosce la Formula 1,
Chi c'ha un po' di competenze, sa quello che c'è stato prima, sa che non c'è riuscito nessuno dei grandi team quando era tutto libero. Tu potevi fare la macchina con 7 alettoni, ci potevi mettere le turbine dell'apparecchio dentro la macchina, l'hanno pure fatto e non hanno vinto come questi qua. Che oggi non puoi fare manco una virgola diversa da quello che hai presentato a inizio stagione. Non possiamo sviluppare l'auto da Baku, fermeremo gli sviluppi, ha sviluppato la macchina fino a 3 gare dalla fine del mondiale. E questo è normale per tutti. Normale. Normalissimo. Allora, raga, invece di prenderci per il culo, noi continuiamo a fare video su video. Adesso vi dico, anche se sostanzialmente è finita la Formula 1, vedete che io farò 2 video al giorno fissi di Formula 1, perché a me non mi pesa. Io ho tante di quelle cose da dire di Formula 1 che non me ne frega un cazzo che ha finito il mondiale. Ne parleremo di brutto e faremo una live settimanale proprio per parlare di Formula 1 a ruota libera. Sostenete appunto i progetti che sto facendo, perché l'anno prossimo saranno tante novità e tante cose che faremo dal vivo. Comunque vi voglio solo dire che per me la Red Bull ad oggi è il team più ladro della storia della Formula 1. È riuscito a battere anche l'incredibile record della Mercedes. Ciao, voglio. Whoa!